Benvenuti alla prima lezione del MOOCs per diventare bartender. Gli obiettivi di questo corso sono introdurvi al mondo del mixology per diventare bartender. La prima parte del corso si focalizzerà su nozioni teoriche, partendo dalla storia, la preparazione, le tecniche di misurazione e di miscelazione, la struttura e la definizione dei diversi liquori. Dalla nascita del bere miscelato alla pubblicazione dei primi libri che includessero le ricette dei cocktail, allo sviluppo dell'arte del mixology e del fly bartender, la concezione dei drink è cambiata profondamente. I cocktail sono nati durante il proibizionismo negli Stati Uniti tra gli anni tra il 1919 e il 1933, quando la qualità dei liquori era molto scadente, per cui i baristi negli speakeasy tendevano a miscelare i liquori con altri ingredienti. È proprio a questo periodo che si fanno risalire le prime vere e proprie ricette di raccolte di ricette dei drink. Gli ingredienti dei drink si dividono in quattro categorie. La base è l'elemento attorno al quale si costruisce il cocktail. Si tratta di solito di uno o più distillati che conferiscono struttura alla bevanda. Per intensità di sapore e caratterizzazione del liquore si avranno le basi neutre come la vodka, le basi parzialmente caratterizzanti come per esempio il whisky o la cachaça e le basi fortemente caratterizzanti come la tequila. Il secondo componente è l'aromatizzante, che è l'elemento che arricchisce il ventaglio olfattivo e gustativo del cocktail. Generalmente sono liquori, sciroppi, che si caratterizzano per l'intensità del sapore. Il terzo elemento costitutivo dei drink sono i coloranti, che migliorano la piacevolezza e il colore della bevanda. Possono essere soft drinks, sciroppi, succhi di frutta o frutta fresca. L'ultima parte che costituisce il drink è la decorazione. Serve per migliorare l'aspetto estetico della bevanda ed alcune volte può anche variare l'aroma del cocktail. Si utilizzano prevalentemente la frutta, come per esempio le bucce, gli spicchi degli agrumi, le ciliegie sotto spirito o le olive, oppure gli aromi come zucchero, sale, cacao e noce moscata. La seconda lezione sarà dedicata invece alle tecniche di miscelazione. Nella preparazione dei cocktail esistono diversi stili di lavoro. I principali sono il classico o il flair. Per stile classico si intende la versata a mano libera senza l'utilizzo di dosatori. Tuttavia è importante aiutarsi con il doppio cono graduato che prende il nome di jigger, in quanto a mano libera può risultare difficile controllare esattamente la quantità degli ingredienti versati all'interno del bicchiere. Con lo stile flair intendiamo invece l'utilizzo del metal pourer, che sono dei beccucci versatori di metallo. Questa tecnica consente di versare in maniera controllata la quantità di prodotto all'interno del cocktail, perché consente un flusso costante e continuo che prevede appunto una tecnica di dosaggio che è chiamata free pouring. Per poter preparare un cocktail in modo perfetto esistono diverse tecniche di miscelazione e di seguito ve ne riporterò alcune. La prima e la più semplice è la tecnica build. È la tecnica più semplice, che prevede di preparare i drink direttamente nel bicchiere riempito in precedenza con il ghiaccio. In questa fase di miscelazione si amalgamano e si raffreddano contemporaneamente gli ingredienti. È fondamentale in questa tecnica di preparazione compiere un movimento che è chiamato stir. Per 2 secondi il bar spoon, ovvero il cucchiaio utilizzato dai bartender, gira intorno alle pareti del bicchiere facendo ruotare il ghiaccio come se fosse una massa unica. Infine, delicatamente, vengono mescolati i cubetti di ghiaccio. La seconda tecnica di miscelazione è lo stir and strain. È la tecnica di miscelazione che viene usata tendenzialmente per cocktail contenenti esclusivamente drink alcolici. Questa tecnica prevede dapprima la miscelazione in un mixing glass, per poi filtrare i cocktail in un bicchiere precedentemente raffreddato. Per filtrare è importante l'utilizzo di uno strainer. Questa tecnica della lezione di oggi è la tecnica shake and strain. Questa tecnica di miscelazione, diversamente dalle precedenti, prevede la miscelazione degli ingredienti all'interno dello shaker o del Boston. Serve appunto per shakerare o miscelare questi ingredienti, che successivamente verranno filtrati in coppette raffreddate precedentemente all'interno di un freezer. L'ultima tecnica di oggi è la tecnica muddler. Questa tecnica di miscelazione prende il nome dall'attrezzo che viene utilizzato per la miscelatura, che è chiamato appunto muddler. Si tratta di uno strumento che viene utilizzato per schiacciare un mezzo lime tagliato a cubetti e un po' di zucchero. Il risultato sarà una poltiglia che costituirà la base del cocktail, quella che viene utilizzata comunemente per i cocktail conosciuti come i pestati, la caipirinha o il mojito. Per questa tecnica si consiglia di utilizzare normalmente lo zucchero di canna, che è caratterizzato da una maggiore solubilità.